Ciao a tutti, ciao. Allora, oggi siamo, vabbè, in ufficio da me, fuori piove, e volevo cominciare questa nuova rubrica dedicata al corbezzolo. Questi sono i frutti, li ho raccolti oggi, in realtà li ho raccolti da un albero qui cittadino, non da un bosco, qui a Bari. E va bene, siccome però io l'anno scorso ho avuto successo e il processo per estrarre i semi è piuttosto complesso, volevo farvelo vedere. Di cosa abbiamo bisogno in realtà? Di cose molto semplici, a parte i frutti, di una bacinella o comunque di una bottiglia di acqua all'interno della quale andremo a sfaldare completamente il frutto. E poi andremo a filtrare l'acqua e a raccogliere sia la polpa che appunto i semi e uno a uno cercheremo piano piano con la pinzetta di insomma recuperare quanti più semi possibili. No, semplicemente io lo metto qui in acqua e lo sfaldo tra le dita. Forse dovevo un po' allargare la bocca della bottiglia, che quindi forse si vede un po' che la polpa è stata completamente sfaldata e purtroppo qui dall'alto non si vede, è troppo torbida l'acqua. Vabbè, comunque avete capito. Va bene, quindi ho eliminato adesso quasi tutta l'acqua e quindi è rimasta la polpa per lo più sfaldata, che dovrò cercare di sfaldare ancora di più in questo momento perché ci sono tanti pezzi grossi, quindi devo renderla ancora più fine e poi devo filtrarla ancora. Non si vede probabilmente benissimo, però per esempio questo è un semino. Ok, quindi questo adesso è il risultato della polpa filtrata. Abbiamo eliminato l'acqua con della carta assorbente. In questo momento non avevo un colapasta, sarebbe stato più facile, e un pezzo di stoffa. Però essendo in ufficio ho dovuto fare con della carta assorbente e niente, e all'interno della polpa io ho diversi fazzoletti in questo momento su cui è insomma spalmata la polpa dei miei corbezzoli e da questa polpa sto eliminando, separando i semi che sono questi qui e lo sto facendo con delle pinzette perché sono minuscoli. Come li facciamo a riconoscere? Metto zoom e diciamo che è abbastanza semplice, si riconoscono. Questo per esempio è un seme, si vede, cioè proprio la forma del seme. Qui ce n'è un altro, anche se la telecamera non mette perfettamente a fuoco. Vediamo. Insomma, ce ne sono diversi. Qui ce n'è un altro, qui vicino. Qui ce n'è uno ancora. Questo, per esempio, è un altro seme. Bisogna un po' così cercare in mezzo alla polpa ed estrarli piano piano con le pinzette. È l'unico metodo che funziona, le pinzette purtroppo, e è un lavoro lungo, quindi adesso i semi, i primi quantomeno che sono riuscito ad estrarre, li ho messi come al solito su un po' di carta assorbente bagnata, ben inumidita, dentro un bicchierino. Ci tengo a dire che i bicchieri che uso e che mi vedete usare sono 100% compostabili e biodegradabili, è una cosa importante.
E quindi adesso lo copro, lo chiudo e lo metto in frigorifero per un mese circa, come ho fatto l'anno scorso e come faccio per diversi altri semi. Niente, quindi questi vanno in frigo, vanno coperti prima, poi vanno in frigo un mese, come ho detto, e niente, vi aggiornerò appena ci saranno delle novità. Ciao!